Bella a tutti ragazzi, lo Xuderone anche oggi qui con voi con un nuovo video di Clash Mini. Sto andando avanti tantissimo a giocare questo Clash Mini perché mi sta davvero prendendo in una maniera non indifferente. Ovviamente anche Clash Royale sono quasi a 6.000 trofei e continuano i video sul canale anche dell'altra serie, ma ci tenevo a portare avanti questo nuovo gioco di Supercell. Oggi voglio spiegarvi due cose rapide e con voi voglio fare un upgrade importante ai miei eroi, o meglio al mio eroe principale che è la Regina degli Arcieri, quella che ho scelto all'inizio, Regina degli Arcieri che oggi, se dovessimo vincere una partita, potremmo portare a livello 4 e avere probabilmente, vediamo se è giusto, no, a livello 5 si sblocca la nuova abilità, ma a livello 4 aumentano le statistiche. Com'è possibile che io la porti al 4? È semplice, mi manca l'ultima vittoria, quindi la 20ª vittoria, per ottenerne 50. Me ne mancano 25 per poterla upgradare e quindi facciamolo insieme. Vi ricordo ragazzi che nel penultimo bottone in basso a sinistra, in basso a destra, troverete la vostra lega, ok? Io in questo caso sono alla lega argento 3 con 125 trofei su 200. Se ogni tanto non vi salgono i trofei è perché non avete i challenge coin. In alto a destra, vicino alla rotellina delle impostazioni, c'è appunto un numerino con la moneta. Questi ragazzi sono i gettoni che vi servono quando giocate in Ranked per poter ottenere le coppe e quindi salire di lega. Vi ricordo che nel negozio ogni tot ore troverete nella sezione dedicata i gettoni gratis, quindi quelli che io oggi ho già acquistato erano gratis, quindi ve ne danno 5 ogni tot ore. Vale la pena ovviamente di entrarci ogni volta. Prima di buttarci nella battaglia andiamo intanto a livello 20 del pass battaglia gratuito, il Pre-Season 1, e ci prendiamo 250 di gold interessantissimi. Io so che ne dovrò investire. Allora, per portare su la regina a livello 3 servono 400, quindi mi avanzerebbero 600 di gold. Nel negozio con 750 c'è il mago elettrico. Mago elettrico veramente devastante, ragazzi. Però con 500 c'è anche il Giant Skeleton. Ci potrei fare un pensiero. Andiamo a vedere. Siamo contro DJ Pappu. Purtroppo gioca una delle truppe più forti, che è proprio lo Shield Maiden. Io gioco il mio Gran Cavaliere, poi con due ci metto in aiuto anche le guardie, perché le guardie reputo che siano veramente una difesa importante da avere nel deck, anche il Cavaliere normale. Vediamo cosa gioca lui. Lui ha l'Arciere Magico. Io spero che qua le guardie riescano ad avere... No, il bonus da 6 di Shield non ce l'ha e qua abbiamo già perso, perché vabbè, nella tranquillità più totale il suo arciere magico da dietro può tranquillamente attaccare la mia Regina degli Arcieri e poi con l'abilità dello Shield Maiden avere un ritorno dell'attacco della mia truppa. È veramente una cosa che va fixata, non dico fixata, ma serve una soluzione. È impossibile che lo Shield Maiden sia così forte. Se lui non dovesse spostare nessuna truppa, io potrei giocare in questo modo. Tra l'altro con la Regina degli Arcieri spostata di una casella. No, forse la metto qua invece. Vediamo se il suo arciere magico non viene toccato. Spear Goblin contro Spear Goblin. Purtroppo il suo ha la meglio perché ha già ricevuto un potenziamento in questo turno. Meno male che mentre il suo Shield Maiden stava utilizzando l'abilità, il mio Gran Cavaliere è riuscito a stunnarlo. Poi purtroppo c'è l'Healing Ranger che gli ha ridato la vita, la salute, e ancora non possiamo fare nulla. Il Mago Elettrico può semplicemente mantenere un secondo l'attacco, togliere lo Shield Maiden, ma non c'è nulla da fare, non c'è nulla da fare. Quando un avversario ha lo Shield Maiden io soffro troppo. Diamogli un po' un più 6 di shield. Potremmo andare dentro con il Valchirione. Vediamo se con il Valchirione ce la facciamo. Adesso io provo a giocare lo Spear Goblin in modo che vada su un potenziale Shield Maiden. Sposto. Devo giocarla la Valchiria invece centrale, aveva più senso. Vediamo. Lui non ha mosso le truppe. Per fortuna non ha toccato lo Spear Goblin. Siamo stati invece sfortunati noi. Abbiamo di nuovo il suo arciere magico da dietro che fa un casino. Ok, abbiamo preso un più 6 di shield più la combo del nostro mago elettrico. Riusciamo a togliere lo Shield Maiden e quindi facciamo una breccia nella sua difesa. Sono 3v2 adesso. Manca solamente il Goblin Lanciere. Let's go!
mamma mia, sono molto tentato a potenziare il mago elettrico perché ha una potenza, un power up notevole. Speed increase will shield up is active. No, io voglio il Valchirione potenziato. Potenziamo le guardie e potenziamo anche il mago elettrico, lo mettiamo qua. Proviamola così, proviamola. Vediamo se lui ha spostato le truppe. Ok, lui le ha spostate, ma non ha toccato il Gran Cavaliere. Purtroppo c'è il Bocciatore, che ha fatto malissimo. Ma le guardie con due stelline dovrebbero ricevere adesso il bonus. Ti prego, prendi il bonus. Sì, l'ha preso alla fine. E questo bonus ci serve per poter di nuovo fare breccia. Più il bonus della Regina degli Arcieri, che triplica l'attacco. E poi devastante, devastante. 2-2, attenzione. Credo di non poter, non poter mettere giù più nulla. No, invece posso potenziare. Potenziamo il Valchirione e potenziamo anche il Goblin. Sì, avevamo solamente il Gran Cavaliere. Allora, spostiamo lo centrale, spostiamo la Regina e mettiamo il Mago Elettrico di qua. Vediamo se lui ha spostato il... lo Spare Goblin. L'ha spostato proprio sulla mia Regina. Va bene, non è un problema. Purtroppo mi sono dimenticato del Gran Cavaliere. No! È un problema enorme! Lo Spare Goblin con un attacco mi ha fatto la Regina. Ho perso! What? What? Lo Spare Goblin con una hit mi ha fatto la Regina. Are you serious? Non ci credo. Eravamo arrivati, ragazzi, ad un passo. Voglio provarci di nuovo perché mi serve una win per poter upgradare la Regina. Questo gioca con il Monks, quindi il Monaco. Io me la provo a giocare così, molto, molto aggressive. Subito Spare Goblin. No, raga, non ci posso credere. Troppo forte lo Spare Goblin se ti può fare one hit sulla Regina. Gioca agli arcieri, anche lui ha giocato un po' preventivo. Attenzione perché l'arciere aveva attaccato il mio Spare Goblin, l'abbiamo già tolto, quindi riusciamo con l'attacco del nostro Gran Cavaliere a stunnare entrambe le sue truppe. Il suo eroe viene distrutto e poi giustamente lo scheletro gigante non ha la velocità per poter entrare, quindi Regina degli Arcieri e Spare Goblin riescono a chiudere. Ma adesso attenzione perché lui partirà sicuramente prevenuto, quindi... Giochiamo la Valchiria. Upgradiamo sia lo Spare Goblin e giochiamo... Ah no, abbiamo uno solo. Sposto la Regina che non si sa mai. Vediamo il suo arciere dov'è. Ok, dovrebbe attaccare la Regina. Ci sta, infatti. Valchirione sul Monaco insieme allo Spare Goblin. Il Monaco dovrebbe andare. Il Monaco è andato, attenzione. Bisogna tirare giù adesso velocemente però il suo scheletro gigante. Riusciamo ad entrare. Subiamo purtroppo il danno dalla bomba, ma non c'è problema. Non c'è problema perché, come vedete... Vede che sbilanciamento che c'è rispetto a chi utilizza lo Shield Maiden come eroe, rispetto a chi utilizza gli altri eroi. Voglio... mi serve il Mago Elettrico. Potenziamento Valchiria. Spare Goblin lo spostiamo centrale. La Regina la mettiamo... Sì. Il Mago Elettrico tutto laterale, invece. Vediamo se tengono bene quei due tank e se il Mago Elettrico riesce ad avere... la zap veloce. Ok, ok, abbiamo fatto bene. Bellissimo di nuovo lo Spare Goblin sul suo Monaco, più la Valchiria che sta attaccando pesantemente. C'è il Boscaiolo che aveva un attimo utilizzato la sua abilità, ma guardate un po' come riusciamo poi a chiudere senza nessun problema la seconda partita ed è un secco 3-0. Questa vittoria, ragazzi, è fondamentale perché ci permette di avere la 20ª win con la Regina degli Arcieri nel deck e quindi potercene prendere ben 50 extra. Abbiamo sbloccato un sacco di quest. Allora, knockout 15 enemies, bam. Usa 3 challenge coin, bam. Dentro anche questa e poi vinci 20 partite con la Regina degli Arcieri. Aia, più 3 ne prendiamo anche di carote d'oro. Bello. E qua portarla a livello 4 è interessante. Io non vedo l'ora di upgradarla insieme a voi. Aia, 75 su 50. Ci possiamo prima prendere anche intanto un livello extra del pass battaglia, il livello 21. Vediamo un po' cosa c'è dentro. Oh! Oh!
Ragazzi, il mago elettrico è troppo forte. Siamo riusciti ad... No, vabbè, che upgrade! Che upgrade che stiamo facendo! Allora, intanto, subito, la regina la andiamo a potenziare. Mi costa 400, ma la portiamo a livello 4. Abbiamo... Ok, l'energia è meno 1, quindi fantastico. Voglio dire un attimo le statistiche. Energy cost 6, fantastico. 7 HP e il damage per it. Ok, la roba è che... A livello 5, quindi fra 50 regine, potremo sbloccare la nuova abilità, che è quella Increase Speed of Nearby Allies for a Short Time, quindi aumenta la velocità degli alleati per un breve periodo. Voglio però buttare un occhio al mago elettrico, perché questo mago elettrico adesso si è sbloccato l'abilità della Zap Strikes Up to 4 Enemies, quindi può stunnare fino a 4 nemici e personalmente... Io ho 722, mi comprerò poi un mago elettrico. Voglio andare ovviamente dentro di cattiveria per vedere un attimino questa regina al 3. Di nuovo contro un giocatore che utilizza lo Shield Maiden. Io vado così. Cerco sempre l'attacco a sorpresa iniziale. Se lui non sposta lo Shield Maiden, io avrei il Goblin Lanciere che può attaccarlo immediatamente. Vediamo cosa succede. Infatti non lo sposta, ma anche lui ha un mago elettrico, questo potrebbe essere pericoloso. Vediamo la regina un attimino, che intanto, come vedete, dovrebbe riuscire a partire adesso con il triplo attacco. Ed infatti, mentre è stunnato, triplo attacco che può hittare sia lo stregone di fuoco che il mago elettrico. Non ci credo. Sempre colpa dello Shield Maiden. Serve un tank su quel coso. Ci mettiamo le guardiole, sono obbligato anche a tentare di spostare lo Spear Goblin, perché lui potrebbe tranquillamente aver spostato la sua truppa principale per evitare il danno iniziale dello Spear Goblin. Vediamo se c'è sulla line un mago elettrico o qualcosa. C'è il suo mago di fuoco. Ha giocato il Miner. Mago di fuoco che è stato one-hitato dallo Spear Goblin. È da potenziare assolutamente lo Spear Goblin, ragazzi, è troppo forte. Regina che adesso può partire intanto a fare la tripla hit. Riesce a togliere il Miner. Però purtroppo è vivo ancora lo Shield Maiden. Ma noi abbiamo le guardie con l'abilità adesso dello scudo. Che purtroppo però non è assolutamente sufficiente. Invece sì, perché il mago elettrico riesce, wow, ad avere l'energia sufficiente per stunnare i giocatori. Non posso potenziarlo. Mi serve qualcosa di più violento. Devo stare attento al Miner. È quello che mi preoccupa. Guardie più indietro per proteggere la regina. Vediamo se arriva il Miner. Ha giocato pesante. Ok, le guardie non andavano giocate lì. Però forse sì, aspetta un attimo. Vediamo se il mago riesce ad avere l'abilità. Ok, adesso dovrebbe stunnarne 4. Vai, mago! Mamma mia, 4 stunnati. Valchirione che può togliere. Abbiamo tolto anche il Miner e l'abilità della regina sull'Healing Ranger. Healing Ranger che dovrebbe andare giù, è andato giù. Ma non riusciremo a vincere purtroppo, perché lo Shield Maiden è ancora full vita. Perché giustamente la combo con l'Healing Ranger è fantastica. Gli permette di dare un sacco di vita extra. Potenziamo le guardie. Qua bisogna andare violenti sul suo Healing Ranger. Me la rischio così. Servono 3 truppe che tankano subito. Esatto. Ti prego, tiralo via l'Healing Ranger. Let's go. Non possono più essere curate. Ok, fantastico. Serve che il Miner venga tolto immediatamente. Porco Giuda! Il suo mago elettrico ha fatto un disastro. Serve che la regina abbia velocemente l'abilità prima che venga stunnato il mio povero... No, siamo morti. No. Troppo forte, ragazzi. Troppo forte lo Shield Maiden. Non riusciamo a portarci a casa la partita. Fa nulla. Non si può vincere sempre. Io spero che vi sia piaciuto anche il video di oggi di Clash Mini, che abbiate un attimo visto bene o male come funzionano anche il discorso di salire nel rank. Siamo a 132. Vi ringrazio per aver guardato questo video. Noi ci vediamo al prossimo di Clash Royale o di Clash Mini. Ciao!